hoodlum friend outside. You ain't got time to take a ride. Yakety yak. Don't talk back. Yakety yak, yakety yak. Papa al Bundestag, non so se ci fate caso, ma è tutto un continuo rischiare di confondersi fra Papa e Papa, perché Papa, c'è un Papa al Gabbio e c'è un Papa al Bundestag. E tra l'altro vi ricordo che di essere un pochino più ottimisti nelle prossime ore per il nostro paese. Perché? Adesso vi dico perché. Perché il Papa a Berlino, dalla Merkel, è andato lì e gli ha detto: vorrei un forte rinnovamento etico per l'Italia. E quindi, insomma, possiamo sperare un po', perché se il Papa chiede, la Merkel si è inginocchiata e ha detto Amen, e insomma è andato da Berlino a chiedere un forte rinnovamento morale e etico per l'Italia. Quindi, insomma, visto che il Papa in Italia purtroppo, stavo per dire, ma insomma conta ancora molto, conta ancora parecchio, chissà che proprio dal Vaticano non giunga questa, anche perché sono mesi che stiamo aspettando che qualcuno in Vaticano si pronunci, esca fuori dal barile dove fa il pesce e dica: oh, non si può più, non se ne può più, vogliamo lasciar perdere la politica. Dal punto di vista però etico-morale, e sono 2 o 3 anni che se la stiamo a menare con la patonza, e non, cioè, stiamo affondando, la gente non arriva alla fine del mese, qui stiamo a parlare tutti i giorni di questa, di quell'altra, di Erminia Ottone, non è assolutamente possibile. Nello stesso tempo voglio dirvi che Alemanno addirittura, grazie sindaco, insomma, ci ha messo un po', ma si sta addirittura pentendo della pagliata che ha mangiato con Umberto. L'ha detto ufficialmente, ci ha messo un anno, però ha detto: mi pento, però un anno fa, Alemà, stavi là con la Polverini a imboccare le tagliatelle col sugo, sei tutto sporcato, la Polverini con tutto il sugo sulle zine. No, meno male che l'hai fatto un pentimento, però un anno dopo è tardivo. Lasciamo questo argomento, perché io ho di nuovo in linea un grandissimo personaggio che ci onora, che onora me e la trasmissione. Siccome ieri sui giornali, proprio di queste poche ore, che purtroppo per il Milan un'altra tegola spaventosa, oltre l'Inter, Milano è distrutta, c'è l'Inter che non va, il Milan che va così così, e in più che succede che la sua punta di diamante, non solo dal punto di vista calcistico ma anche fisico e familiare, perché è anche la punta di diamante della figlia di Silvio, ecco appunto la punta di diamante, si è infortunato. E è, quindi, è un po' ironia del caso, no? È ironia del caso, voleva dire. Appunto. È un'ironia del caso, Pato. Noi la ringraziamo moltissimo di essere così disponibile verso questa emittente. Non sono tanto disponibile, è che tu mi rompi un po' le scatole. Sì, allora... scusa, ti posso dare del tu, Pato? Perché sei molto giovane, io sono molto anziano, per cui se mi posso permettere posso darti del tu. Certo, me lo dà anche Barbara. Vorrei vedere che Barbara ti sa di lei, scusa, No, ma insomma... Tu, senti un po', come la chiami tu in... ce lo puoi dire come la chiami in... insomma, in privato, nei momenti... No, la chiamo normale. Passerina, come la chiami? Micia? No. La chiamo solo cose di ragazzi. Non ci credo che la chiami Barbara. La chiamerai Barbie, almeno, dai. No, non piace bambole. Non piace bambole? No. Ma ecco, dai, come la chiami? Non, c'hai pudore, non ce lo vuoi dire. Esattamente, io posso parlare un po' di calcio, ma non vabbè, scusa, ho dirazzato, adesso lo so già che magari adesso non ci concederai non più. Puoi pensare che, dato che uno è molto gentile, ti dà possibilità di parlare di tante cose, non puoi parlare di queste cose che sono personali. No, scusa, parliamo dell'infortunio, dai, che è successo? Ma io, ecco, non sto molto bene, ho problemi di muscoli, però diciamo che, come diceva un famoso giocatore del Milan, è tornata un poco di sfiga nella squadra. E comunque considera pure il fatto che non è un incidente, non è un infortunio. Ma no, durante l'allenamento è successo? Ti sei stirato? Sì, ma è una cosa così tra noi, perché tu devi sapere che noi abbiamo un gruppo grande di infortunati, no? Lo sai?
mai questo. Lo so, il Milan è tutto in infermeria, non so come farà Allegri. Proprio c'ha una faccia Allegri che è una cosa tremenda, Borracci. Sì, ma lui ha tanti giocatori, non è un problema che se io sto fuori per una, no, un problema sì, perché tu sei il più veloce là davanti, dai. No, ma noi dovevamo fare un torneo di briscola che avevo organizzato Sidorf con degli amici suoi di Svizzera, no? E dato che noi siamo già Ibra, Robinho, Boateng, Gattuso, Ambrosini, Flamini, Antonini, Meschès, Bonero, tutti fuori, tutti fuori, nove persone, ma... e per fare il torneo bello completo, sai, c'è bisogno di 10. E allora dice, fatemi male, così finiamo sto torneo e finisce. No, non ci credo che vi siete infortunati per fare il torneo di briscola. Sì, perché sai, noi siamo tanti. Tu sai quanta rosa di 7,25, quanto siete? No, un po' di più. Claro, che tu non sai, certi nomi non li sai tu. Chi sono questi che non conosciamo? È un poco fuori rosa, giocatori di altre squadre che fanno parte della nostra squadra, nessuno lo sa. È una specie di virus. Queste che stai dicendo sono cose gravi, sai, Pato, perché sembrerebbe come dire che allora non solo la Juve e l'Inter avesse le mani... No, se è grave allora non lo dico. Non lo dire più perché creiamo... Comunque dici ti devo salutare, dici veramente se ti va, dici cosa ti sei fatto, com'è andata, perché la gente ha piacere di sentire. No, no problema, non c'è problema, prossima settimana gioco di nuovo, questa settimana è solo... No, ma io ho sentito la radio stamattina, ha detto che stai fuori forse un mese, anche di più. No, il torneo finisce subito, seconda sera, lunedì abbiamo finito. Ah, finisce il torneo di Brisca, sì. Torneo. Ma allora non ti sei fatto un tubo, Pato? Sì, in forma, io sto in formissima, perfetto, sto solo aspettando l'asso di bastoni. Madonna, ma e se ci sente Allegri, mo? Allegri già di nome è contento. Lo so, ma se vuol dire tutto ciò che mi stai dicendo, vuol dire che il Milan non è più quello di una volta, che ve ne state un po' sbattendo, capito? Come dire, non so come si dice in brasiliano, ma ve ne state un po'. Tu sei, ma tutto cogliamo. È cambiato, non c'è problema, tutto è cambiato. Noi andiamo avanti così. Siamo una grande rosa, possiamo battere tutte le squadre italiane. A briscola, almeno a briscola, sicuramente. Va bene, quando faccio il torneo, ti prego di non chiamarmi. scusa, giocate bene, vincete, non so che contro tu con chi giochi, qual è la tua squadra? Io siamo in due, tutte coppie. Ibrahimovic sta con Robinho, così non si capiscono per niente, no? Io invece sto con Gattuso, che è la stessa cosa, che non ci vede da un occhio, tra l'altro. No, cui... ma Gattuso però può fare i segni così, sai. perché bara? E certo, lui è calabrese. Vabbè, porca miseria, Pato, fai pure il razzista. Ciao Lindo. Ciao, grazie, scusa se tu chiamato. Ciao. Porca miseria, ragazzi. Veniamo a sapere certe cose. Prima mi chiama Tarantini, poi mi chiama. Riusciamo a parlare con Pato e scopriamo che la squadra del Milan decimata è perché deve fare un torneo di briscola. E vabbè, l'Italia è strana, dobbiamo starci. Come apri il giornale tu? Guardi qualsiasi cosa. Per esempio a Roma leggo qua che, visto che il sindaco ormai l'ordine pubblico proprio non riesce a mantenerlo in nessuna maniera, ci sono le donne coraggio, ci sono le massaie che inseguono gli scippatori, li arrestano, li corcano e li consegnano alla polizia. Questa è una cosa straordinaria. Roma si difende da sé, lupo manno. E se continui così, qui fra scippi, sparatori, bastonate e coltellate, finisce che le donne vere di Roma, quelle proprio che hanno fatto la resistenza, fanno la resistenza anche adesso e andranno a beccare gli scippatori e faranno, non so, le squadre tipo le squadre padane, con il tortore in giro per il quartiere la sera. Comunque, io continuo a chiedere, mentre mi sto continuando a chiedere, arriva un nuovo ospite, mentre sto continuando a chiedermi, vorrei chiedere anche a voi, al 38 800 97 700 sms, 38 800 97 700 per gli sms, diretta @radiocittafutura.it per le mail. Io vorrei chiedervi, ma chi c'era al telefono l'altra sera con Floris? C'era Silvio e non parlava? Non riuscivano a mettersi in contatto? Oppure che cosa? Tutta Italia si sta chiedendo quella telefonata, che cosa significa, che il vero significato di quella telefonata.